Buon pomeriggio, bentornati nel mio canale. Oggi un video acquisti su una particolare linea dell'Equilibria e quindi si tratta della linea rosa, rosa ialuronica. Allora, io direi di cominciare subito con questo video, quindi come primo prodotto ho voluto prendere la crema ed è una crema viso. È una crema che ha una texture molto leggera, che si assorbe rapidamente e senza ungere. Si usa quotidianamente e qui promette di donare alla pelle del viso idratazione e levigazione. Allora, al suo interno c'è l'estratto di rosa damascena che ha un'azione tonificante e anche antiossidante. Poi c'è l'acido ialuronico, medio e basso peso, che ha le proprietà di idratare e donare anche un tono, ecco, diciamo una compattezza in più alla pelle. Poi c'è l'olio di vediamo, aspettate che non me lo ricordo, olio di marula, e che ha un'azione nutriente, idratante e antiossidante. E poi c'è anche del burro di karité, che come sappiamo ha un'azione nutriente. Questa è una linea che è al 96%, ad esempio, questa è al 96%, poi comunque gli altri, ad esempio, alcuni sono al 98%. Comunque, al suo interno, ad esempio, questa crema nello specifico, aspettate che ve la apro così ve la mostro, è senza parabeni, siliconi, petrolati, oli minerali, quindi paraffina, non ha coloranti, ha un PAO di 6 mesi. Vediamo così si vede di più, sì. E, carina anche la confezione qui sotto che è fatta tutta in vetro. E, è un vetro così satinato, bello anche il colore rosino. E all'interno è così. No, vabbè, è fantastica. Allora, se vi piace l'odore della rosa, bisogna che la prendiate. Mamma mia, pazzesca. Non l'avevo aperta prima. Scusate, non l'avevo aperta prima. E davvero non credevo avesse un profumo così, così forte. Purtroppo non ho trovato il siero. Infatti mi è dispiaciuto molto. Adesso andrò a vedere se lo trovo magari in qualche altro negozio. E quindi, sempre della stessa linea, ho voluto proprio prendere tutto. Ho trovato una maschera. Questa, ad esempio, è al 97%, è una maschera in tessuto, è idratante, rigenerante e qui va applicata soltanto 10-15 minuti. A me d'estate, diciamo comunque anche nella primavera, mi piacciono molto queste in tessuto, invece per quanto riguarda la stagione più fredda, preferisco usare quelle che sono, ad esempio, le classiche creme. E allora, qui c'è scritto che è una maschera. Appunto, sempre dentro comunque c'è la stessa base, quindi acqua di rosa fermentata e acido ialuronico. Rende la pelle più morbida, fresca, idratata e quindi proprio molto adatta per questo tipo di stagione. Diciamo, questa differenza della crema ha l'olio di avocado al suo interno e per quanto riguarda invece l'acido ialuronico c'è sia quello ad alto peso, a medio e anche a basso peso. E qui al suo interno c'è anche l'olio di karité, quindi nutriente. Poi c'è anche il contorno occhi. Allora, qui c'è scritto che ha è una delicata emulsione ed è studiata proprio per il trattamento del contorno occhi. Si assorbe rapidamente anche all'interno, senza che comunque lo sto a ripetere, aspettate che vedo di aprirla senza scassinarla questa volta, voglio fare un qualcosina di più delicato. Quindi anche questa, la rosa al suo interno, quindi l'acqua di rosa, acido ialuronico, ce la posso fare. Ed è così. Questa, a differenza delle altre, ad esempio, ha l'olio di semi di sesamo. E poi ci sono anche delle microalghe fermentate, ovviamente anche questo senza slesse, senza siliconi, parabeni,
e quant'altro, la volevo vedere. Allora, questa ad esempio è da 15 ml, e invece questo che non vi avevo detto è da 50 ml, appunto è un anti-aging. Sono delle salviettine struccanti, sono a base di acqua micellare. Allora, diciamo che queste asportano in modo molto delicato il make-up e quindi sempre al suo interno sempre l'acqua di rosa fermentata. Anche questo ha l'acido ialuronico, ma queste invece hanno la glicerina, quindi della glicerina vegetale. Allora, dentro ce ne sono 25 pezzi. Carina, è tipo soft touch. La confezione, devo dire, è troppo troppo carina, vabbè, tutta così rosina, il pack è una cosa che mi cattura molto. Allora, devo dire che qui una cosa che è particolarmente forte è sicuramente il profumo. Altro prodotto, poi il tonico. Allora, dunque, acqua pura, rinfrescanti, questo al 98%. È un flacone da 200 ml. Allora, quindi questo è un tonico multiattivo con estratto di rosa damascena fermentata ed estratto di una selezione di rose nobili. Questo ha il potere appunto di riequilibrare il pH della pelle, la rinfresca e quindi la prepara per quella che è poi la per quelli che sono poi i trattamenti successivi. All'interno c'è anche della glicerina vegetale e poi anche delle acque di rosa canina, centifoglia e mascheta. Anche questo ha un profumo, non lo so, è veramente indescrivibile. Come ultimo prodotto, poi ho preso di questa linea l'acqua micellare. Allora, questa deterge e strucca con delicatezza, rimuovendo ogni traccia di make-up, ma anche di impurità, e lascia quindi la pelle del viso fresca e tonica. Allora, la confezione è questa, è abbastanza grande, infatti è da 400 ml. Al suo interno, sempre come al solito, l'acqua di rose fermentata, in più ha dell'acido ialuronico basso, medio e basso, medio e alto. All'interno c'è anche della glicerina vegetale e basta. Allora, io adesso spero di trovare anche l'ultimo, quello che mi servirebbe per completare appunto la skincare, quindi la routine della skincare tutta a base di rosa. Io vi ringrazio per aver guardato il video, spero di avervi tenuto compagnia. Un piccolo video questa volta, però ho pensato che potesse essere un'idea carina. Carina anche, non lo so, particolarmente carina oggi la postazione, così con questi colori, anche con la luce che si avvicina al non proprio il tramonto, però che comincia a tramontare. Bello, mi piace. Basta, il video finisce qui e vi auguro buona serata. Ciao!